buono. A caldo, appena arrivato allo slalom di Luzzi. Bella gara. Dimmi. Bella gara, il primo slalom che sta facendo nel 2022. Non ho potuto partecipare con le strade aziendali, però è una gara che mi piace, è una vita che corro a Luzzi. Siamo belle banche, tutti i piloti uniti, è una gran bella cosa. Ecco, abbiamo iniziato con questa, poi continuiamo con gli altri. Il prossimo lo facciamo a Campari, il 10 luglio, debutterà la 130 rossa. Benissimo, benissimo. Lo slalom, cioè il Challenge Calabria sta prendendo sempre più piede, giusto? Ce lo auguriamo che portiamo la Calabria, una delle regioni, se non la prima, quasi ci avviciniamo. E già ci siamo, non è che non già ci siamo, piano ci piano. Ci siamo, basta questi ragazzi, questi prodotti ci seguono un po', secondo me ci saremo una delle prime regioni d'Italia, penso. Bene, grazie Salvatore. Grazie a tutti, un bacio a tutti. Valentino Racing, che è una new entry quest'anno perché è organizzatore al 100%, quindi organizzatore dello splendido slalom di Oppidum Mertina. Salvatore, che ne dici di questa manifestazione di oggi a nome dell'organizzatore e di pilota? Ah, questa manifestazione è bella come al solito, tutte le gare automobilistiche sono veramente bellissime. Soltanto si deve svolgere tutta l'organizzazione con serietà, regolarità e tutti i piloti. Mi sembra che la strada che abbiamo parlato l'anno scorso, abbiamo ottenuto il ricordatore, pare che la stiamo realizzando. Abbiamo fatto, se non lo sanno i piloti, ma penso che di saperlo tutti, noi come organizzatori siamo una delle prime regioni d'Italia a livello di tutto. Quindi noi dobbiamo continuare questo percorso, uniti, i giovani a farli correre, e noi come organizzatori abbiamo quello che vi viene a voi altri, che è giusto per diritto. Non mi prolungo perché c'è la prevenzione, grazie. Grazie Salvatore, passano di nuovo parola a Renato. Classe S3, dei piloti per passione su 112 Abarth, l'abbiamo vista in veste di organizzatore, ma adesso lo premiamo in veste di pilota, quindi richiamiamo Salvatore Libari. E giustamente io direi che il premio lo porge Massimo Minasi, ci vuole, grazie, dai. Grazie. A favore di telecamera. Grazie Salvatore. Grazie a voi. Passiamo alla classe